Un'altra delle strade interessanti per il nome è Via del Presto. Presto perché? Perché prestito, presto, il significato di presto era quello di prestito. E infatti in questa strada, che è un po' piuttosto defilata rispetto al Via del Corso, una piccola strada, si trovava uno dei tre Monti di Pietà, perciò luoghi dove si lasciava in pegno qualcosa per avere dei soldi, e poi se si ritrovava questi soldi, cioè se i soldi ritornavano e rientravano, si riscattava appunto il pegno, che furono, erano tre a Firenze, e furono fondate appunto nel 400. Via Santa Margherita è una strada piuttosto piccola, che prende il nome dalla chiesa quella che è la chiesa di Santa Margherita, appunto, e che i fiorentini chiamano la chiesa di Dante e Beatrice. Ovviamente hanno sempre avuto per Beatrice Portinari ovviamente un sentimento, i fiorentini, piuttosto profondo, e ovviamente anche nei confronti di Dante. Dovete tenere presente che questa chiesetta molto piccola, che oggi è quasi sempre chiusa, appunto, ha al suo interno le tombe appunto dei Portinari, e forse, anche quella di Beatrice, anche se 99,9 su 100, quella non è la tomba di Beatrice. Tuttavia è una chiesa dove a questa tomba appunto della supposta Beatrice vengono messi tantissimi bigliettini. Ne abbiamo parlato anche in un altro video che si intitola appunto La chiesa di Dante e Beatrice. In realtà questa chiesa però si chiama Chiesa di Santa Margherita, proprio grazie e che grazie al suo nome appunto ha dato il nome anche alla strada.